Guerrieri, guerriere, buongiorno. Domande e risposte. Una domanda molto comune è: quanto è faticoso fare Krav Maga? Posso fare una sessione di pesi, di corsa, un altro allenamento prima o dopo? Vediamo. In verità il Krav Maga in un certo senso è addirittura capace di ricaricarti. Te lo spiego con un esempio. Pensa alla batteria della tua macchina. Se tu lasci la macchina ferma molto tempo, se la fai riposare, alla fine ti ritroverai che dovrai cambiare la batteria perché si è scaricata. Se invece tu regolarmente la accendi e la fai muovere, la batteria si ricarica. Così funziona il Krav Maga. Una volta che tu ti alleni, poiché lavori bene con il corpo, attivi la tua mente e ti senti addirittura meno stanco. E questa è la fregatura, perché una volta che accendi il motore della tua macchina, il Krav Maga ha un sistema molto coinvolgente come allenamento, per cui ti ritrovi a faticare molto più di quello che vorresti. Per cui, tornando alla domanda, si può fare un altro allenamento oltre all'allenamento di Krav Maga? In teoria sì, perché il Krav Maga ha la capacità di attivarti e quindi comunque di farti continuare. In pratica non mi sentirei di consigliartelo al 100%, perché è possibile che tu riesca a farlo, ma poi abbia difficoltà a tornare a casa.